Allora, è stato chiesto di leggere il manifesto degli Stati Generali dell'Antimafia e in qualche modo il frutto del lavoro di Contromafie quest'anno, e un lavoro, un'esperienza straordinaria fatta da tantissime persone fra il 23 e il 25 ottobre a Roma, ed è in qualche modo una traccia di lavoro per tutti noi. Manifesto degli Stati Generali dell'Antimafia per un mondo liberato dalle mafie. Noi sottoscritti, cittadini e cittadine, uomini e donne di ogni età, ci assumiamo la responsabilità di affermare nella nostra vita quotidiana i valori della pace, della solidarietà, dei diritti umani, della legalità democratica e della convivenza civile, contro ogni forma di violenza, di illegalità, di negazione della dignità della persona. Ci assumiamo la responsabilità di promuovere e partecipare a tutte le iniziative, progetti e attività necessarie per liberare il mondo dalle mafie. Ci assumiamo la responsabilità di fare vivere la memoria delle vittime di mafia come testimonianza di un mondo giusto, consapevole, coraggioso e responsabile. Ci impegniamo a costruire una larga alleanza globale e di solidarietà internazionale contro le mafie, a costituire una commissione indipendente formata da organizzazioni della società civile che valuti le leggi italiane alla luce della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ci impegniamo a difendere in ogni sede il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della nostra rafforzando le reti e le esperienze locali, diffondendo il libero accesso alle fonti e sostenendo anche legalmente il lavoro dei giornalisti più impegnati ed esposti. Ci impegniamo a difendere in ogni sede il valore assoluto dell'indipendenza della magistratura, autentico patrimonio della nostra democrazia e premessa indispensabile per ogni prospettiva di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e per tutti. Ci impegniamo a promuovere di fronte all'inerzia delle istituzioni una proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente. Sostenere le cooperative e le associazioni impegnate nell'utilizzo sociale dei beni confiscati affinché le loro esperienze, a partire dal Mezzogiorno d'Italia, diventino il motore di una nuova economia della solidarietà. Ci impegniamo a promuovere tutti gli enti e le amministrazioni locali strumenti legislativi e amministrativi che garantiscano la massima trasparenza negli appalti e nella gestione dei servizi pubblici. Ci impegniamo ad affermare la centralità della scuola, dell'università e delle altre agenzie formative nella definizione di nuove politiche sociali e di interventi legislativi rispetto a temi fondamentali come la lotta alla criminalità organizzata, l'immigrazione, i diritti umani, il lavoro. Ci impegniamo a diffondere un sapere di cittadinanza che valorizzi i giovani come protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla partecipazione e alla responsabilità. Ci impegniamo a garantire uno spazio di confronto tra personalità della letteratura, dello spettacolo e dell'arte che attraverso la musica, il cinema, il teatro, la scrittura, la fiction televisiva, lavoro per una produzione di qualità, una corretta conoscenza dei fenomeni mafiosi e la diffusione di un'autentica cultura della legalità democratica. Proponiamo al governo italiano, al Parlamento, alle forze politiche, alle istituzioni europee e sovranazionali di costruire effettive ed efficaci strategie di contrasto politiche e normative alla criminalità transnazionale, di costituire in Italia, secondo quanto previsto dalle Nazioni Unite, la Commissione Nazionale dei Diritti Umani per garantirne il pieno ed effettivo rispetto a partire da quelli dei migranti, di estendere a livello europeo la normativa che prevede l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, di recepire la direttiva europea che prevede l'estensione del reato di corruzione anche a rapporti tra privati, di istituire un'autorità indipendente contro la corruzione, dotata di poteri ispettivi e di controllo, garantire l'effettiva applicazione della legge che prevede l'obbligo di denuncia
fiducia da parte di chi è vittima del racket. Abolire tutte le discriminazioni a danno dei familiari di vittime innocenti. Armonizzare le norme esistenti e garantire un effettivo riconoscimento in sede civile del danno biologico di relazione e morale. Rendere effettivi e tempestivi i benefici previsti per i testimoni di giustizia, che devono essere considerati un modello civile e una risorsa per il Paese. Istituire la figura specifica e professionalizzata del tutor, il quale unico punto di riferimento del testimone. Assicurare ai palinsesti della RAI adeguati spazi di informazione e approfondimento sui grandi problemi sociali del Paese, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio pubblico. Ribadiamo l'urgenza di definire e approvare in tempi rapidi un testo unico della legislazione antimafia, capace di superare le attuali disfunzioni e garantire una più efficace azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Istituire un'agenzia nazionale per la gestione dei beni sottratti alle mafie, in modo da assicurare la rapidità e la trasparenza nell'assegnazione delle ricchezze restituite alla collettività. Colpire i legami tra mafia e politica attraverso la revisione del reato di voto di scambio e della normativa sui comuni sciolti per mafia. Adottare un codice etico che impedisca la presenza delle istituzioni di persone condannate o rinviate a giudizio per reati gravi. Rafforzare l'azione di contrasto alle ecomafie e dei traffici illegali di rifiuti. Rendere concreto e quotidiano il contrasto all'abusivismo edilizio, eliminando il ricorso ai condoni e sostenendo le attività di demolizione del cemento illegale. Riconoscere le persone oggetto della tratta di esseri umani da condizioni di vittime. Rafforzare la rete di sostegno sociale e istituzionale agli uomini e alle donne che denunciano i loro sfruttatori. Combattere il lavoro nero e il caporalato, che vedono spesso riduzione in schiavitù di un numero crescente di migranti attraverso l'affermazione dei loro diritti di cittadinanza. Promuovere una nuova legge antidroga che abbia come centralità la tutela della salute delle persone e la riduzione della domanda. Riscrivere la legge antidroga rafforzando gli strumenti di lotta al traffico di sostanze dopanti, estendendo la tutela a tutti i cittadini e promuovendo a partire dai giovani i valori di uno sport ispirato ai principi di lealtà e rispetto delle regole. Istituire un'autorità indipendente per contrastare il fenomeno di riciclaggio di capitali di provenienza illecita. Colpire i traffici internazionali di armi, le zone grigie e i paradisi fiscali in cui avvengono le triangolazioni, introducendo in particolare il reato di intermediazione. Dedicare con un provvedimento legislativo la giornata del 21 marzo di ogni anno alla memoria di tutte le vittime di mafia. Roma,